Altra novità che arriva da Virtual Meeting e-Learning, sempre su richiesta dei nostri clienti, e vi invogliamo a continuare a inviarci email per migliorare i processi e di fatto il tempo che si va a concretizzare con aumento dei ricavi e abbassamento dei costi. Vediamo l'inserimento nell'ambito della sezione test, perché andiamo a vedere cosa è stato inserito. Quello che ci è stato chiesto come ho detto, da clienti, la possibilità di far vedere o no le domande, le risposte che i discenti hanno fatto sul medesimo test. La segreteria decide, impostando sì o no, se al termine del test fatto dal discente, lo stesso può vedere le risposte corrette al test. Potete decidere ad ogni test, intermedio o finale, far vedere le risposte sì o no. Questo aiuta ovviamente ancora una maggior ovviamente godimento del percorso formativo, perché possiamo dare anche le risposte che ha effettivamente sbagliato eventualmente il nostro partecipante, perché se abbiamo impostato il 70% e ne sbaglia esattamente, cioè minimo 70, lui ne fa 80, però abbiamo ancora quel 20% di domande che magari l'utente vorrebbe sapere quali erano le risposte per poter andare avanti. Cosa abbiamo fatto allora? Adesso, se prendiamo un utente a caso, andiamo sul test, andiamo a compilare un test. Adesso provo a buttarla là così. No, a 3P vado a caso, vado molto veloce, così vedete anche il test. Come è fatto è molto semplice, invio il test. Un punto su 6, limite era 10, vediamo se vuol dire che non ho superato il test del test appena eseguito, ho preso un punto su 6, limite più superamento era 10, per cui il complimenti è superato. Ok, perché era il 10%. Adesso l'utente può nella sua area test vedere esattamente le domande, quali erano quelle corrette. Clicca l'utente ed ecco qua le risposte che sono corrette in grassetto, ed è chiaro vedere quelle che erano le risposte corrette alle singole domande randomizzate. Quello altro piccolo modifica alla piattaforma che permette a tutti voi di migliorare il rapporto con i vostri discenti e aumentare le performance formative. Per quello vi aspetto al prossimo video per altre modifiche e aspettiamo da parte vostra qualunque consiglio in dettaglio di processo che può aumentare la qualità di fruizione della piattaforma e-learning VM. Grazie a voi e al prossimo video!